Ciao, sta arrivando l'estate, anche se meteorologicamente siamo ancora indietro, e tu probabilmente hai già iniziato a fare una dieta o stai pensando di iniziare a fare una dieta. Allora, quasi sicuramente potresti rivolgerti a un nutrizionista che ti costringerà a pesare gli alimenti, a non poter avere una vita sociale. Oppure starai pensando di fare quella che ha fatto tua cugina o quella che ha fatta la tua collega. Sbaglio grossissimo. Oppure stai pensando al fai da te e quindi stai pensando di fare quello che si fa solitamente quando una persona si mette a dieta, quindi togliere i carboidrati e andare a correre disperatamente. Io oggi ti voglio far capire come sia possibile invece ottenere dei risultati in maniera molto semplice. Prendiamo il caso che tu abbia deciso per il fai da te. Allora, vai in libreria e vedi, ti sarai resa conto che in libreria adesso il reparto dei libri sull'alimentazione è diventato grandissimo, quasi quanto quello dei gialli. Però c'è una confusione incredibile perché leggi questo libro che ti dice che devi essere un fruttariano, un vegetariano, oppure leggi il bestseller The China Study che dice che devi mangiare solo cereali integrali e devi mangiare poche proteine. Poi c'è quest'altro libro che ti dice che devi fare assolutamente la dieta del guerriero, quindi devi fare la paleodieta, quella che facevano i nostri antenati. Oppure ci sono questi libri che criminalizzano qualsiasi tipo di cibo, quindi non sai cosa mangiare e quali cibi utilizzare. C'è quest'altro che ti dice che devi mangiare grassi, quindi devi utilizzare il principio della chetogenica per poter dimagrire, quindi i grassi che aiutano a bruciare i grassi. Insomma, c'è un mondo dove tutto dice il contrario di tutto. Allora, come fare ad orientarsi in questo marasma di diete, in questo marasma di protocolli? C'è una maniera molto semplice. Devi capire che l'equilibrio è la cosa principale. Devi capire che la ciclizzazione dei macronutrienti, come abbinare i macronutrienti, è importante. Devi capire che è possibile seguire un regime alimentare pur non privandosi della vita sociale, della quotidianità, di uscire con gli amici o con la propria famiglia. Come fare? Seguimi, te lo spiego io.